Io sono Daniele Menghini e sono il regista di Carmen per il Macerata Opera Festival. Al centro del mito di Carmen c'è sicuramente un conflitto tra ordine e disordine. Carmen rappresenta quella forza istintiva, ribelle, anarchica, che ci fa paura, ci chiede di guardare in faccia il nostro comportamento di fronte a ciò che non capiamo, a ciò che non è convenzionale, di fronte al desiderio che abbiamo di libertà. Entrando in teatro troviamo un'immagine, la carcassa di un toro sulla sabbia dell'arena vegliata da un arlecchino. La maschera che conosciamo, che non è però l'arlecchino della commedia, del carnevale, è un arlecchino che sulla maschera ha ancora il corno, quel corno che lo lega alla dimensione infera, oscura, della nostra tradizione, della nostra cultura. Arlecchino rappresenta tutto il rimosso sociale della storia, di tutto ciò che è stato bastonato nella storia. Lo straniero, la donna, il diverso, di cui Carmen è rappresentante attiva. E Arlecchino, nella sua dimensione farsesca, ma anche demoniaca, ci chiede di guardare in faccia ciò che ci fa paura. Vuole essere la Carmen dello Sferisterio, una Carmen in dialogo profondo con l'essenza di questo luogo speciale che lascia da parte il folklore spagnolo per mettere al centro la carne, la sabbia, le ossa, il fuoco che la ribellione e la libertà di Carmen rappresenta. Quel fuoco che non è facile spegnere.